Passiamo all'oggetto numero 31. Interroga il consigliere Mancini, misure per il rilancio del vivaio forestale Umbrafor, località Torraccia, sito nel comune di Gubbio. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, buongiorno cari colleghi e giunta, parliamo di Umbriaflor. Ricordato che Umbriaflor SRL, costituita nel 2000 per volontà della Regione Umbria e con una partecipazione del Comune di Gubbio a seguito delle dismissioni da parte della società SAF e della cessione gratuita alle amministrazioni locali delle proprie aziende dislocate in tutto il territorio nazionale, ha gestito inizialmente il vivaio forestale in località La Torraccia di Gubbio e dal 1 ottobre 2001 anche il vivaio Il Castellaccio di Spello, con tutto il complesso aziendale di terreni e di immobili situati nei comuni di Spello, Cannara, Assisi e Bevagna. L'azienda nel primo decennio di attività ha rappresentato un punto di riferimento anche grazie al know-how trasferito dall'ex azienda SAF nel settore vivaistico, con particolare riferimento alla propagazione e all'allevamento di piante autoctone certificate ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003 numero 386, attuazione della direttiva CE 1999/105 relativa alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione di piante tartufigine, di noci innestate per legno e frutto, nonché di cipressi, essendo già allora esclusivista insieme ad un altro vivaio toscano di cipressi brevettati dal CNR di Firenze resistenti al cancro. Ricordato altresì che con atto notarile del 28 febbraio 2014 la società Umbriafor SRL è stata trasformata in ente pubblico economico come da volontà espressa dalla Giunta regionale dell'Umbria con atto 1551 del 23 dicembre 2013. Tenuto conto che da oltre 10 anni il vivaio forestale di Umbriafor in località Torraccia è oggetto di un progressivo declino, così come si evince dallo stato di degrado in cui versa il sito che dovrebbe ospitare il vivaio, soprattutto dell'esiguo numero di personale rimasto in servizio, attualmente 4 unità di personale, tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere quali misure intende adottare per rilanciare il vivaio forestale Umbriafor, sito in località Torraccia nel comune di Gubbio. Grazie. Assessore Morroni, prego. Grazie Presidente. Consigliere Mancini, attualmente Umbriaflor, azienda vivaistica della Regione Umbria, il più grande complesso vivaistico dell'Umbria ed una delle più importanti d'Italia, impegnata nella promozione del verde e dell'ambiente con particolare attenzione verso la tutela della biodiversità forestale e delle produzioni locali. Il vivaio forestale La Torraccia, ubicato in frazione San Secondo di Gubbio, già operante nella produzione di piantine forestali sin dalla fine degli anni 70, costituisce il nucleo iniziale che nel 2001 ha dato vita ad Umbriaflor, un sito che dispone di 14 ettari, pari al 5,53% del totale dei terreni aziendali di Umbriaflor. Nei primi anni 2000 fu operata un'importante ristrutturazione aziendale e furono fatti notevoli investimenti in termini di impianti e di attrezzature per il rilancio del vivaio gubino, che infatti cominciò a generare risultati economici positivi. Il vivaio all'epoca vantava soluzioni all'avanguardia che consentivano produzioni importanti. Già però nel 2007, anche per gli effetti della crisi economica globale, tornò in sofferenza. Gli investimenti non furono più sostenuti con l'iniziale convinzione. Nel 2012 macchinari strategici per vivaistica forestale furono trasferiti nella sede di Spello e proseguì con maggiore incisività la politica di razionalizzazione delle risorse umane. Progressivamente si registrò un decadimento nella manutenzione del sito, degli impianti, delle attrezzature e delle infrastrutture, con conseguenti ricadute negative nella produzione e nel ritorno economico. Basti pensare che nell'ultima semina effettuata nel 2019 furono piantate poche migliaia di piante forestali autoctone. Negli anni di massima produzione i numeri erano nell'ordine del milione. La scelta chiara dei precedenti amministratori di Umbriaflor è stata quella di investire risorse strategiche nel vivaio principale di Spello, anche grazie al trasferimento dello storico know-how del vivaio gubino, che è stato negli anni prezioso per sviluppare quelle conoscenze e competenze indispensabili alla propagazione e all'allevamento di piante certificate e brevettate anche presso il vivaio di Spello, le quali tuttora rappresentano alcune delle specializzazioni più importanti per il mercato di riferimento.
All'arrivo del nuovo amministratore unico, la situazione produttiva del vivaio Gubino era pertanto gravemente compromessa già da anni, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista produttivo. Le infrastrutture e gli impianti presentano importanti problemi. Il laghetto di irrigazione è sostanzialmente interrato, gli impianti necessari al corretto funzionamento delle serre, indispensabili per raggiungere risultati agronomici apprezzabili, risultano fuori uso, ivi compresi gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento. Riparare e rinnovare gli impianti e riportare alla piena operatività le infrastrutture presenti richiederebbe un investimento tale per cui, data la ridotta capacità produttiva, non si riuscirebbe neanche a garantire l'equilibrio economico in tempi ragionevoli. Il nuovo amministratore ha deciso di mettere l'equilibrio economico in cima alle priorità aziendali. I risultati positivi stanno arrivando rapidamente e sono stati raggiunti anche grazie ad un'oculata razionalizzazione delle spese generate dalle sedi e dai terreni aziendali. L'azienda non si può più permettere di operare in perdita. Chiaramente rientra in questo quadro anche la gestione del vivaio forestale e la torraccia di Gubbio. Il personale che vi era rimasto operativo è stato destinato ad altre mansioni presso altre sedi, con una particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di lavoro in relazione alla nuova sede di assegnazione. Una unità di personale si è dimessa ed una continua a collaborare all'ordinaria manutenzione del vivaio Gubino. Non vi sono stati licenziamenti. Al momento inoltre seguono il vivaio e la torraccia due unità di personale, tra le quali un agronomo, per occuparsi assieme ad alcuni operai avventizi del recupero e della valorizzazione di particolari specie ivi presenti, con l'obiettivo di realizzare un ricavo entro la fine dell'anno. Dette lavorazioni saranno riprese nel mese di marzo del 2022, sempre con l'obiettivo di una realizzazione nel breve periodo. In ogni caso, nei terreni del vivaio La Torraccia, l'azienda ha deciso di mantenere i piantonai esistenti in attesa della loro futura valorizzazione. Replica consigliere Mancini. Grazie Presidente, grazie Assessore. Quindi il deterioramento maturato è così in stato di compromissione che ormai ripristinarlo richiederebbe ingenti risorse. Quindi diciamo quella struttura, quindi quelle proprietà, quei beni comunque che sono all'interno di questa struttura, in qualche maniera, se non si tiene aperto, dovrebbero essere, penso, valorizzati, quindi compreso anche un'ipotesi di cessione, dato che non abbiamo in alcun modo la possibilità fisica di ripristinare quello che è economicamente sostenibile. Quindi prendo atto ovviamente di una storia che mi era stata già rappresentata, cioè a un certo punto in passato non si è capito che quella struttura stava perdendo, come ha ricordato, dal milione di piante siamo arrivati a pressoché a zero. Quindi un grazie a chi ha fatto i danni, tanto per essere chiaro. Però d'ora in avanti c'è, mi pare di capire, e penso che è quello che interessa, una volontà di sostenere l'occupazione e garantirla in qualche maniera, chi è rimasto, e nello stesso tempo valutare tutte le opportunità di valorizzazione, al di là della missione che era stata a questa struttura avviata. Cioè, quindi Umbria For non considera, se ho ben capito, strategico ormai quel vivaio. Era per capire se questa è la questione, perché onestamente la risposta è complessa, ma non ho oggi se chiaro se noi come Regione riteniamo in qualche maniera gestibile un danno ormai enorme, quindi se economicamente si possa recuperare o perlomeno alienare questi beni che sono comunque a patrimonio di Umbria For, quindi della Regione, per comunque averne una destinazione magari anche alternativa che garantisce occupazione, sviluppo, occasione a chi vuole investire in questo settore. Era per capire. Consigliere Pastorelli interroga, risponde l'assessore Fioroni, crisi Colacem, mantenimenti della Giunta regionale. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Ovviamente parliamo della crisi della Colacem. Questa interrogazione è fatta e quindi è sottoscritta anche dai colleghi Paola Fioroni e Daniele Nicchi, che ringrazio. Parliamo ovviamente della Colacem, quindi l'industria del cemento, che rappresenta una parte consistente del settore produttivo della Regione Umbria, incide in modo rilevante sul PIL regionale ed è in grado di attivare anche nuove filiere.
Si apprende, quindi stiamo apprendendo da notizie di stampa, che in data 18 agosto 2021 la cementeria Colacem, a distanza di pochi mesi dalla decisione di chiudere lo stabilimento di Spoleto, quindi abbiamo un interessamento dei due siti che sono Spoleto e Gubbio, ha interrotto anche la produzione presso il sito di Chigiano, frazione di Gubbio, come dicevo, per la durata di almeno 4 mesi, con il proposito di riprendere successivamente per 2 mesi a spegnere i forni nuovamente a marzo 2022 per altri 4 mesi. La crisi della Colacem in genere ha forti ricadute negative occupazionali, purtroppo, che colpiscono nell'immediato centinaia di lavoratori dell'azienda e può avere effetti anche nei confronti di tutto l'indotto collegato alla produzione del cemento, mettendo quindi a rischio la sopravvivenza di ulteriori numerosi posti di lavoro. Nel maggio scorso la Regione ha comunicato che le richieste pervenute dalle aziende, in questo caso parliamo della possibilità di utilizzare il CSS, ovvero il combustibile solido secondario, avrebbero dovuto essere sottoposte alla procedura quindi di VIA, che sono la valutazione di impatto ambientale, al fine di valutarne gli effetti sulla popolazione e con l'obiettivo di miglior tutela dell'interesse pubblico. Nel decreto semplificazioni è stata data la possibilità anche ad aziende come la Colacem di poter sostituire combustibili tradizionali con il CSS, semplicemente dandone comunicazione, quindi semplicemente dando una comunicazione alle autorità competenti o aggiornandone le autorizzazioni per poter iniziare a bruciare il combustibile. Si apprende, sempre da notizie di stampa, che la cementeria Colacem avrebbe preso questa decisione per l'impossibilità di utilizzare il CSS nel sito Eugubino e che pertanto parte della produzione verrà spostata nello stabilimento aretino di Rassina, dove vi sarebbe invece la possibilità di bruciare il CSS al posto del PETCO. Quindi interroghiamo la Giunta regionale, l'assessore competente, per conoscere ovviamente gli intendimenti e gli eventuali aggiornamenti in merito alla crisi della Colacem, soprattutto per quanto concerne il futuro di centinaia di lavoratori per cui è già scattata la cassa integrazione. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Prego Assessore Fioroni. Allora, il tema è sicuramente un tema importante e complesso, soprattutto per la rilevanza che ha, come diceva il Consigliere Pastorelli, il settore del cemento sia sul PIL regionale sia in maniera diretta, soprattutto su un'economia non banale come quella di due aree, in modo particolare Gubbio, che sappiamo già essere purtroppo coinvolti da una crisi ampia, profonda e duratura. Una potenziale crisi che impatterebbe non solo il settore del cemento ma tutto l'indotto, in modo particolare quello dei trasporti, ma tutta una serie di attività connesse, non ultime quelle legate alla manutenzione, tutti i servizi che ruotano attorno ai cementifici. È piuttosto la criticità da dove nasce che per effetto della nuova normativa comunitaria sappiamo bene che i produttori di cemento hanno delle quote di emissione di anidride carbonica di CO2 che fondamentalmente di fatto al quadro normativo attuale, senza poter utilizzare combustibili speciali come il caso del CSS, ribadisco CSS, quando parliamo di CSS parliamo di combustibile, non CSS rifiuto, che nel caso del non poterlo utilizzare si creerebbe il paradosso di produrre in perdita il cemento. E quindi diventerebbe antieconomica la produzione perché ogni tonnellata di cemento avrebbe un costo negativo. E se vogliamo è questa anche la motivazione che per certi aspetti ha portato anche alla vicenda dello stabilimento di Spoleto, dove il dottor Angeli, in occasione di un incontro che avevamo avuto, evidenziava che l'incidenza dei costi energetici sulla produzione e la necessità di raggiungere un equilibrio economico-finanziario del gruppo erano alla base
alla base di questa scelta. Ieri c'è stato un incontro sia con la proprietà sia con i sindacati, anche alla presenza del sindaco Negubbio, nel quale si è valutato il nuovo quadro normativo a cui le faceva riferimento, che potrebbe portare a valutare, adesso verrà fatto anche un interpello preciso al Ministero dell'Ambiente, che potrebbe portare a valutare una procedura diversa, perché sembrerebbe che appunto in assenza di incrementi di capacità produttiva utilizzato non costituirebbero una modifica sostanziale. Sulla base di questo siamo riusciti anche a raggiungere la possibilità di ragionare con l'azienda direttamente sul sito di Spoleto per poter prendere un po' di tempo per cercare di capire se quella strada, che rimetterebbe chiaramente in discussione quella necessità poi di perseguire un bilancio, che è un bilancio in cui i costi energetici sono troppo gravosi, possano portarsi altre soluzioni, tenendo conto che fino a ieri sapete bene che la Spoleto Cementi S.p.A. aveva formalizzato la procedura di licenziamento collettivo e che il 6 ottobre era fissato un incontro in cui aziende e sindacati avrebbero dovuto, sarebbe stato comunicato le caratteristiche del piano sociale e sarebbe state attivate le procedure per la cassa integrazione. Ci è stato detto dalla proprietà la disponibilità a prendere un periodo di riflessione coerentemente con la verifica sulla possibilità di un quadro normativo che è tutto nuovo e che cambierebbe sul tema del CSS il quadro normativo di riferimento, quindi apprendiamo questo aspetto su cui la Giunta regionale vigila con attenzione, perché chiaramente è un tema delicato per l'economia territoriale e insomma, valutiamo, ripeto, la possibilità che un quadro normativo possa un po' nuovo, che è quello a cui faceva riferimento, possa di fatto consentire criteri e procedure diverse. Consigliere Pastorelli, non so se vuole replicare. Sì, Presidente, grazie. Innanzitutto per ringraziare l'assessore per l'esauriente risposta e per l'impegno che sta mettendo, e vorrei ringraziare per questo anche la Presidente Tesei, che si sta spendendo in prima persona sulla vicenda Colacem. Ovviamente la risposta ci fa capire che c'è un'attenzione alta da parte della Presidente, della Giunta, dell'assessore preposto, e il che mi fa piacere, ci fa piacere proprio nell'ottica assessore di cui lei diceva, ovvero di andare un pochino a tamponare, a risolvere certe questioni nell'interesse dei nostri territori che già dal punto di vista economico stanno soffrendo e stanno pagando un caro prezzo, e la crisi economica ne è stato un forte segnale in questo senso, quindi due territori di Gubbio e Spoleto. Quindi la ringrazio e invito nuovamente a non abbassare, e invitiamo nuovamente a non abbassare la guardia sulla vicenda, ma a tenerla in qualche modo costantemente monitorata. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. L'ultima question time, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Fioroni. Riequilibrio istituzionale della Regione Umbria, nuova provincia Terni Spoleto. Prego consigliere. Grazie Presidente. Ma assessore Fioroni, la storia non si cancella. Si possono costruire muri, si possono inventare confini tracciando linee immaginarie che spezzano i territori, tentare di marginalizzare e isolare città che hanno rappresentato il centro culturale, economico e politico del nostro paese, ma alla fine le radici comuni sono più forti. Per oltre 600 anni Spoleto è stata la capitale della Terra di Mezzo, il centro del Ducato di Spoleto, ricoprendo gran parte dell'Italia centrale. Non mi nascondo in alcun modo dal dire che Spoleto è la culla della nostra identità. Spoleto è la storia dell'Umbria, un'identità frutto di relazioni costanti con altre comunità dell'Umbria meridionale e della Valle del Nera. Popoli come Terni e Spoleto che nel corso dei millenni hanno scandito relazioni economiche, commerciali e religiose, spesso anche conflittuali, ma che hanno tessuto un patrimonio identitario comune.
Integrazione che con l'avvento dell'industrializzazione hanno visto la Conca Ternana e lo Spoletino avere un legame imprescindibile che ha costituito la motrice di sviluppo che ha permesso all'Umbria di uscire dall'arretratezza e dalla macerie del dopoguerra. Io stesso non sarei qui oggi perché i miei bisnonni da Campello sul Criturno si sono trasferiti a Terni per lavorare all'interno della fabbrica d'armi. Negli ultimi decenni c'è stata un'operazione politica chiara, volta a marginalizzare e isolare il territorio spoletino. Un piano sistematico che ha interessato tutta l'Umbria meridionale, incapace, indubbiamente, questo è un ragionamento che va portato avanti fino a fondo, di rappresentare se stessa, quindi non è stato sicuramente colpa degli altri, ma sicuramente della classe dirigente che spesso non è stata in grado di rappresentare quelle istanze. Oggi però la necessità di un riequilibrio territoriale è improcrastinabile per il futuro non solo dell'Umbria meridionale, ma dell'intera regione, e ve ne state accorgendo anche voi del nord. Non a caso la definizione Umbria meridionale sta entrando a far parte del vocabolario anche istituzionale della nostra regione. I motivi sono numerosi, ma chiari, inoppugnabili. Il divario della gestione delle risorse, la invito a fare un piccolo, diciamo, una piccola ricerca all'interno delle risorse e dei fondi strutturali che gestite e vedere come il rapporto è di 1 a 10 rispetto a un rapporto, diciamo, invece di proporzione demografica di 1 a 3. Una marginalità politica nella governance, il dislivello nella qualità dei servizi, delle infrastrutture, delle strutture sanitarie che sono le più vecchie dell'Umbria, infrastrutture come l'alta velocità Roma-Ancona, la Flaminia, la Tre Valli che ancora, seppur con piccoli passi, sono rimaste al palo. Quello che manca è sicuramente una strategia di sviluppo complessiva, cioè il paradosso di un territorio con un polo siderurgico che non è stato in grado ancora di sviluppare filiere della verticalizzazione dell'acciaio. Quindi dall'Umbria meridionale si è trasformata da motrice a zavorra dell'intera regione. Da anni solo chiacchiere e zero fatti. Ecco perché oggi riteniamo che Terni, Spoleto, la Valnerina, l'Orvietano, il Narnese e l'Amerino debbano essere unite in una sola provincia, sul modello virtuoso della provincia di Pesaro Urbino. Un riequilibrio che sarebbe in primo luogo a vantaggio della provincia di Perugia, di fronte a difficoltà enormi di gestione di una provincia che è troppo vasta, 700.000 abitanti con un'estensione di 8.456 km². Un risultato ipotizzabile di questo riequilibrio che sarebbe, diciamo, porterebbe da un quarto a un quinto della superficie umbra alla provincia di Terni e andrebbe a gestire un terzo degli abitanti umbri sul 40% dell'intera superficie regionale. Quindi è arrivato il momento di sanare questo divario. L'Umbria ha bisogno di un nuovo rinascimento che parta dai territori rimasti più indietro e non è soltanto una questione semantica, una nuova provincia che anche nel nome abbia il nome e della città di Spoleto. Quindi, ecco, con questa interrogazione le chiedo se come giunta avete l'intenzione di avviare un percorso partecipato e aperto a tutta la comunità regionale, sostenendo in primo luogo un confronto con quelle che sono le amministrazioni locali e la cittadinanza, con l'obiettivo di un riordino istituzionale delle province umbre in una nuova dimensione di coesione territoriale che tenga conto di una regione policentrica e che non sia più a due velocità. Assessore Fioroni. Sì, consigliere De Luca. Come probabilmente lei saprà, per modificare l'assetto territoriale delle province e per crearne di nuove, la Costituzione, espressamente l'articolo 133, stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito della regione sono stabilite con leggi dalla Repubblica su iniziative dei comuni e sentito il parere della regione. Quindi i comuni sono
cui si riferisce a disposizioni sono quelli che a vario titolo sono coinvolti nel procedimento di variazione e quindi quelli che vedrebbero una modifica della provincia di appartenenza. Ad oggi alla Regione Umbria non risultano richieste da parte di alcun comune in tal senso e neppure sono stati attivati degli iter volti al mutamento delle circoscrizioni provinciali. Teniamo poi inoltre conto che dal 2012 con la riforma del Rio il contesto normativo è profondamente mutato, dettando un'ampia riforma in materia di enti locali e provvedendo all'istituzione e alla disciplina delle città metropolitane e alla ridefinizione del sistema delle province. Ma quello che secondo me è più rilevante, e qui sto parlando, rispondo sul piano giuridico, poi farò una riflessione anche sul piano più politico, che il principio cardine del nostro assetto costituzionale è il rispetto delle competenze attribuite alla Costituzione. Quindi su questo riteniamo che la Costituzione rimette questo tipo di iniziative ai comuni e sarebbe straripante un'iniziativa volta al mutamento delle circoscrizioni assunta da un soggetto diverso da quello competente a discapito dell'autonomia degli enti e dei cittadini delle stesse città. Su questo io mi permetto poi di fare un ragionamento sulle sue osservazioni. Vede, consigliere, in questo momento io ritengo che in una regione piccola come la nostra la preoccupazione più grande dovrebbe essere che stiamo assistendo in maniera generalizzata, lo vediamo nelle politiche del PNRR, lo vediamo nelle politiche di sviluppo e di coesione, a una polarizzazione degli investimenti pubblici, da un lato spingendo il nord produttivo del paese come locomotiva, da un lato cercando di sostenere il tema della resilienza, la crescita, lo sviluppo del sud Italia. E in questo momento il centro Italia, quindi non solo la piccola Umbria, ma il centro Italia sta diventando terra di nessuno, con situazioni sperequative in alcuni tratti anche pericolose. Lo dicevo oggi in una call questa mattina avvenuta con il ministro Orlando, ma abbiamo avuto occasione di ripeterlo anche con il ministro Giorgetti. Non è banale il fatto che oggi chi faccia un investimento, e mi scusi se i numeri non sono esatti, ma serve a titolo esemplificativo, in Campania, a fronte di un investimento che costa 100, tra cumulabilità di misure, credito fiscali, quadro sulla concorrenza, sul temporary framework, possa arrivare ad avere fino a 120 e una regione come la nostra, con i vincoli del temporary framework, fino a 120, scusate, e sulla nostra fino a 20. Che vuol dire? Che io sono più preoccupato di ragionare a una sperequazione fra le condizioni che vengono date alle regioni del centro Italia rispetto al nord e al sud, che focalizzarmi su una criticità interna ad una regione che, ahimè, nonostante una capacità di tenuta sicuramente migliora la media nazionale in questo periodo difficilissimo, però da 20 anni ha dei dati che la spostano verso il sud Italia senza averne i benefici. Consigliere De Luca. Ma vede, assessore, lei non è preoccupato, secondo il mio punto di vista, perché facendo le corna, qualora dovesse avere bisogno, diciamo, di una struttura ospedaliera, non dovrà rivolgersi all'ospedale di Narni o all'ospedale di Amelia. Quando viene in consiglio regionale, non ci mette 2 ore per ritrovarsi, diciamo, su infrastrutture che sono totalmente da non paese civile. Lei non ci mette per venire, diciamo, per aprire per presentare un progetto, per avere udienza da un ufficio regionale. Lei non deve, diciamo, andare a raccogliere attenzione in situazioni che sono, diciamo, dei labirinti e totalmente lontane da quelle che è la sua realtà territoriale. Quindi io la capisco, cioè capisco perfettamente che lei non si rende conto di quello che significa vivere in determinati territori, e quindi io la invito
a venire insieme a me a immedesimarsi in quello che significa aprire un'impresa a Spoleto, quello che significa fare vivere da pendolare in territori come la Valnerina, come l'Orvietano. E in quel caso penso che avrebbe sicuramente una consapevolezza diversa di quello che era il quesito all'interno di questa interrogazione, che non prescinde assolutamente di quello che è il rispetto delle competenze istituzionali, perché il ruolo della Regione, che viene oltretutto chiamata in causa all'interno di questo processo, avendo l'obbligo di dover esprimere poi un parere, è quello di fare un ragionamento ampio su tutto il territorio regionale di fronte alla necessità di un riequilibrio fatto sui servizi, sulle necessità oggettive che mancano. Io me ne rendo conto che voi certe cose non le capirete mai.